Poi non è potuto venire perché non c'è posto. Poi voleva venire pure l'Espresso, che ha messo sulla cassa discografica con quelle voci nuove, vuol fare tutte cose nuove. In più, ora, e poi un altro straordinario voleva venire. Voleva venire un altro straordinario, voleva venire a partecipare a Sanremo il nostro generale dalla Chiesa, dalla Chiesona. Gli ho detto, vieni dalla Chiesona a Sanremo. Lui ha detto, vengo Benigni. Partito con il brigadiere, il primo che ha trovato gli ha detto, scusi, in che città è? Si svolge il Festival di Sanremo? Allora, quello gli ha detto, a Monza. E sono partiti per Monza, sono lì a girare, Madonna, dalla Chiesa del brigadiere. Non trovano... Che gli hanno detto? Dice, ma per voi dalla Chiesa ha capito la notte, Festival di Sanremo, ci deve essere un trucco sotto. E ha capito che era Sanremo? Allora ha detto, per andare a Sanremo, hanno detto, segua in mare. Hanno seguito la freccia mare, brum, vicino al Livorno, sono affogati. Dalla Chiesa mentre affogava ha detto, come fanno a cantare sott'acqua? Brum, è andato proprio, è stato proprio una... E, boh, ma proprio Andreotti voleva venire, insieme a Evangelisti, poi Evangelisti non poteva, allora Andreotti ha detto, ma c'ho un monte di valigia, come faccio se non vieni te? Che...? E allora non è venuto lui, e non è venuto nemmeno Andreotti. Cossigone, il nostro Cossigone, voleva venire Cossigone, caro Pasquale, io perché li conosco personalmente, anche Cossigone mi fa ridere quando lo vedo, appena vedo Cossigone mi viene da ridere, poi gli do delle botte, è bello insomma. È simpatico, insomma, anche lui è lì, c'ha da fare, c'ha famiglia, insomma, sono persone per bene, c'è mica niente di male, oh. Mica ha detto niente di male. Voleva venire con Sigone perché ha detto questo festival è come il mio partito, ha più di 30 anni e non è finito, ha fatto tutta una rima, aveva una commemorazione personale. Voleva venire Cartere, voleva venire Brezhnev, ma ora in questo momento non si trova, Khomeini, tutti volevano venire a Sanremo. Come dire, si dovrebbero trovare insieme questi tre in questo periodo, che a parte che ora Brezhnev c'ha tutta la cosa nell'Afghanistan, che non si fa così, bisognerebbe dirglielo, stai a casa tua. È in Eurovisione, ma si vede questo, si vede mica in Russia, no? No, non si occupa, come se uno va a casa sua, occupa il bagno, che si occupa? E poi glielo dice Carter, non si occupa, loro sono stati in Vietnam 20 anni, e che discorsi sono? Vanno a dire, come se uno ruba un pacchetto di sigarette, e poi vede quell'altro ruba una stecca, dice, non si fa così, ma te hai rubato una stecca di sigarette invece. Khomeini dovrebbe andare proprio da Brezhnev e Carter e dirglielo, te sei Carter e te sei Brezhnev, e io Khomeini sono... Tutte e tre messi insieme non se ne fa uno buono. E adesso. E sai che mi basta soltanto restare con te.